È stata liberata dai carabinieri la ragazza di 22 anni segregata in casa dei primi di dicembre per volontà del padre, secondo quanto emerge dalle indagini, contrario alla relazione. Tutti e tre sono connazionali, indiani di origine, anche egli residente nell'ovest vicentino. A dare l'allarme era stato il ragazzo, preoccupato perché da giorni non riusciva a contattare la ragazza, fin da quando, dopo la denuncia di scomparsa, gli è giunta una telefonata dall'amata dopo oltre una settimana di silenzio totale, in cui lei stessa spiegava disperata il motivo della sua assenza prolungata. In seguito al blitz dei militari della compagnia di Valdagno è stata restituita la libertà alla 22enne, mentre è accaduto l'inverso per il padre, arrestato con l'accusa di sequestro aggravato. Avrebbe agito spinto dall'avversità verso il clan di appartenenza di quel giovane che la figlia amava. L'arresto di DS, queste le iniziali, cinquantenne di nazionalità indiana, da tempo residente in Veneto dove lavora e si è costruito una famiglia, risale a 7 dicembre. La notizia è stata diffusa solo stamattina dopo il vaglio della procura di Vicenza. Era arrivato al punto di far giungere al datore di lavoro della figlia una lettera di dimissioni tra la fine di novembre e i primi di dicembre, accolta inaspettatamente, ma senza poter pensare all'incubo che stava vivendo la ragazza. Non solo una sorta di punizione nei confronti della giovane donna che non ubbidiva al volere dei genitori, ma ben altro. Per lui era inaccettabile il rapporto affettivo con una persona di un gruppo sociale diverso, con sullo sfondo un retaggio culturale che considerava una sorta di onta da impedire in ogni modo. La denuncia di scomparsa risale al 5 dicembre, inoltrata presso la stazione dell'Arma di Valdagno, con il fidanzato a raccontare per filo e per segno cosa era accaduto.